È iniziato l'anno scolastico e per capire come sta funzionando il servizio di trasporto pubblico locale rivolto alle scuole, anche con il ricorso a vettori esterni da garantire le frequenze nel rispetto e nelle misure anti-Covid, siamo andati a sentire i responsabili al controllo e gli studenti. Le corse sono aumentate, poi ancora purtroppo gli orari finché non si assestano è anche un po' difficile capire dove effettivamente ce n'è bisogno, però insomma corse in più ne sono state messe, ecco. Quanti ragazzi possono salire su un pullman? Dipende da pullman, ad esempio qui ce ne andava 42, c'è di quelli di 30, di 25, dipende dalla grossezza del pullman. Queste corse mi sembrano sovraffollate. Si conta quelle persone che salgono a bordo, eh? Se ne scendono 10 se ne fanno salire 10, non è che vengano, ne sale più di quelli che devono salire, però se la capienza è di 60 persone ci vanno 60 persone. I ragazzi come si stanno comportando? Insomma, come tutti i ragazzi. C'è il distanziamento giusto sui pullman? Sì, viene rispettato la maggior parte delle volte, anche i controllori a volte cercano di dividere le persone tra di loro, specialmente chi non ha la mascherina lo fanno scendere dal bus. Ma in realtà sì e no, cioè al momento sembrerebbe di sì, non sono troppo occupati, però secondo me il tempo di riniziare la scuola per bene siamo punto a capo. Dipende dalle fasce orarie, perché stamattina alle 10:50 il bus era piuttosto vuoto, insomma. La mattina invece ovviamente negli orari di punta, anche con i bus a lunga da viaggio, insomma, che ci sono, insomma, anche che vengono forniti da fuori da società non da Copit, per esempio, di ragazzi, di gente ce n'è anche tanta. Distanziamenti vengono osservati o no? Distanziamento no, la mattina assolutamente no. Si era degli animali appiccicati, tutti appiccicati a sedere, non si respirava addirittura. Per avere informazioni più certe sui distanziamenti bisognerebbe sicuramente aspettare dopo al 25 almeno, quando avremo gli orari definitivi, perché ora finché abbiamo i doppi turni la situazione è più tranquilla. Voi ragazzi lo tenete il distanziamento o no? Nei mezzi di trasporto è un po' impossibile.